fortunatamente assegnato, gli darà un po' di, penso, un po' di verve in più, ma a livello di condizione ancora un po' indietro. E che è successo alla fine? Che ho visto lo rincuoravi, cazzo, era un po' arrabbiato? Lui o io? No, lui. Voi eri a No, casa tua, non lo ero so. stimolato durante la partita perché non ho avuto un approccio dei migliori quando è entrato e forse ho esagerato un po', ma forse è servito anche. Si è un Da po' lui mi scusato. aspetto di più perché ha delle potenzialità che può diventare veramente un campione, forse nemmeno lui lo sa, ma deve dare di più, può fare di più e si deve sforzare di fare di più. Posso Sì. Sì, ciao Vincenzo. Ciao. Allora, il girone d'andata si è concluso oggi, ecco, con 30 punti, con il terzo posto, se non sbaglio, a 4, a 4 punti. Ma il Napoli sia a 4 punti, Tre. a 3 punti, scusami. Ecco. Tre, 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 A 3 punti, ecco, tre. no, perché c'è stato questo ribaltamento continuo di risultati. Non ho ancora letto, non ho ancora. No, allora, tu ieri hai detto se vinciamo contro il Chievo mi ritengo comunque soddisfatto del girone d'andata, considerando tutto. Ecco, confermi e c'è comunque invece, se tu pensi un attimo a qualche risultato, qualche passo falso indietro, un po' di rimpianto, rammarico, o comunque sei soddisfatto. Grazie. Sì, allora se un bilancio si può fare secondo me in questo punto della, insomma, alla fine del giro di andata ed è estremamente positivo perché per due o tre motivi. Innanzitutto perché abbiamo avuto tante difficoltà fisiche ed altro, tutti potevamo dare un po' di più, forse anch'io, soprattutto all'inizio. Però una cosa che mi fa pensare, mi fa essere ottimista da qui insomma, al girone di ritorno è vedere, intravedere che c'è, nonostante tutto, un margine di miglioramento. Insomma, la squadra lo può fare, i singoli lo possono fare, l'allenatore lo può fare. Fermo qua. No, dico, vai, no, dico, fermo qua, nel senso la squadra può, sta facendo, perché poi è un campionato forse più livellato, no? Per quanto ci riguarda il nostro status rispetto agli altri anni, c'è più concorrenza. Il campionato forse è più difficile, ma siamo ancora in corsa per i nostri obiettivi, nonostante non abbiamo espresso il meglio di noi, ripeto, ognuno di noi, e quindi per diversi motivi. Quindi noi dobbiamo essere ottimisti, lavorare e vedere dove si può migliorare, che sicuramente ci sono delle situazioni dove e si può migliorare anche l'ottima prestazione di oggi, l'ha dimostrato che ci sono delle situazioni su cui lavorare. Parlo, sì. Ciao Vincenzo, ti chiedo se ho visto male o se nello stimolare anche eccessivamente Papacano a un certo punto gli hai fatto segno di Tongo. Gliel'hai fatto. E l'altra cosa invece su Gomez, indipendentemente dalla sua prestazione, che insomma si può dire forse non è stata del tutto sufficiente anche oggi, ma ti chiedo come mai non va mai sul primo palo? Cioè, la Fiorentina fa cross sul primo palo, come mai non taglia mai sul primo palo? Allora, la prestazione di Mario è la solita prestazione dove si può vedere delle cose positive se non fosse Mario Gomez e delle cose negative se è Mario Gomez. Quindi Mario Gomez è bravo nel crearsi l'occasione, la squadra gioca molto, anche oggi penso che la palla sia arrivata nell'area di rigore almeno una decina di volte o forse più. Sicuramente una decina di volte quando lui era in campo e mi aspetto, ci aspettiamo e sappiamo che deve fare gol. Se fosse un giocatore giovane sicuramente diremmo che è brava a costruirsi le occasioni, a essere nel posto giusto, ma considerato che non è giovane ci aspettiamo che queste occasioni che la squadra crea, che lui crea, che si trova nelle situazioni di finalizzare.